problemi di viabilità fermo in via Crolla Lanza, la strada che collega Porta Santa Caterina con San Francesco e Piazza Dante, dove lungo le mura non ci sono parcheggi per le auto che occupano sempre parte della carreggiata davanti ai negozi, con il rischio di incidenti e soprattutto quello di prendere le multe. I problemi sono che negli ultimi 40 anni non è stato mai fatto o applicato un piano di sviluppo urbanistico di viabilità fermo. Siamo rimasti ancora al 1980. Ad oggi non viene fatto e non viene presa cura di questa situazione così sensibile, dove a ogni evento o al commercio che già esiste è funzionale. E la politica non ha dato mai nessuna considerazione oppure ha lasciato sempre andare. Fino adesso, quando da 7-8 anni a questa parte il comune ha voluto sistemare i bilanci comunali con l'aumento di bilancio o la previsione di bilancio sulle multe, e quindi automaticamente via Crolla Lanza è diventato uno dei punti sensibili per far sì che comunque sia un introito di multe per il comune. A sollevare la questione in consiglio comunale ci ha pensato Paolo Nicolai del Partito Democratico, secondo il quale una soluzione per via Crolla Lanza è necessaria ed urgente. Ho fatto un'interrogazione al sindaco Calcinaro, ho interrogato l'assessore Torresi, perché in via Crolla Lanza noi dobbiamo riflettere, partendo proprio da via di Crolla Lanza, per cercare di ragionare su una viabilità complessiva e diversa nella città di Fermo. Adesso in via Crolla Lanza ci sono molte attività commerciali, attività economiche anche molto attive e molto attrattive nella città. È una via centrale perché è la via che costeggia le mura cittadine e noi dobbiamo in un modo o in un altro riorganizzare una viabilità che possa dare accesso anche più immediato a queste attività commerciali. La soluzione potrebbe essere rappresentata da un senso unico lungo la circonvallazione che consenta di creare parcheggi, ma resta il problema del collegamento con il sottostante Piazzale Tupini, dove oltre ad attività importanti come la palestra CONI, il sindacato, un poliambulatorio e la sede della Croce Verde, c'è anche l'area camper. L'area camper, adesso l'assessore Torresi ha parlato di una sorta di accesso dall'area camper a via, credo che fino a via Crolla Lanza, ma non può bastare quello. L'area camper è un'area che negli anni effettivamente è diventata sempre più attrattiva per i camperisti, noi non è che possiamo pensare che con una scaletta risolviamo il problema.